Come si caratterizzano i linfomi nell'ambito delle malattie ematologiche e quali sono i dati epidemiologici relativi alla loro diffusione in Italia? Allora, i linfomi nel loro complesso sono un tumore del sistema, rappresentano un tumore della linea linfatica. Si distinguono così a grandi linee i linfomi di Hodgkin e i linfomi non Hodgkin. All'interno dei linfomi non Hodgkin poi esistono altre varietà, che sono circa 15 le più importanti, che sono caratterizzate da un andamento clinico particolare. Queste entità sono state riconosciute negli ultimi 20 anni e questo ha rappresentato un grosso passo avanti poi nella cura di queste malattie, perché ogni linfoma ha una sua particolare caratteristica clinica e biologica che li rende diversamente sensibili alle varie terapie disponibili. In termini di incidenza rappresentano circa dal quinto al sesto tumore, se consideriamo i tumori nel loro complesso. L'incidenza annuale è di 20-25 casi per 100.000 abitanti l'anno. L'età media di insorgenza va dai 60 ai 65 anni. Quali sono i sintomi che permettono di riconoscere un linfoma e quali sono gli strumenti diagnostici più efficaci per identificarlo? Come dicevo prima, i linfomi sono una grande famiglia che contengono diversi tipi di patologie neoplastiche del sistema immunitario e si distinguono in due grandi categorie. Ci sono i linfomi indolenti, cosiddetti, e i linfomi aggressivi. I linfomi indolenti hanno una presentazione clinica molto subdola. Non è raro fare una diagnosi occasionale di linfoma non Hodgkin di tipo indolente. I linfomi aggressivi invece sono caratterizzati da una presentazione clinica più o meno tumultuosa, del quale il paziente si accorge, quindi sono caratterizzati dalla comparsa di un linfonodo che si ingrandisce rapidamente a livello del collo, a livello dell'ascella, a livello inguinale. E quindi da lì ovviamente il paziente inizia il suo percorso diagnostico. La diagnosi definitiva di linfoma, sia per le forme indolenti che per le forme aggressive, è una diagnosi su base istologica, quindi deve essere fatto un prelievo biottico di una sede patologica, che può essere riscontrata facilmente qualora la sede sia superficiale o qualora invece la sede sia profonda, attraverso indagini più sofisticate come la TAC, la PET, l'ecografia, la risonanza magnetica nucleare in qualche caso particolare. Com'è cambiato in questi anni lo scenario terapeutico per i linfomi? Quali sono oggi le prospettive per chi riceve una diagnosi? Ma lo scenario terapeutico dei linfomi è notevolmente cambiato e sta ancora cambiando con una velocità particolarmente elevata. Direi che siamo partiti quando io ero giovane, quindi cominciavo a occuparmi di linfomi. Esistevano tre o quattro tipi di linfoma, a fronte dei 15-20 istotipi che oggi si conoscono, e c'erano due o tre trattamenti che venivano usati in tutte le varie situazioni. Oggi possiamo dire che con la definizione delle varie entità nosologiche siamo arrivati a una terapia per tipo di linfoma. Questa terapia consta di un'associazione fra la chemioterapia classica, che è usata ormai da oltre 50 anni, ma sempre più associata questa terapia, questa chemioterapia, con dei farmaci di tipo biologico, quindi con dei farmaci che vanno a colpire la cellula attaccando delle particolari caratteristiche della cellula tumorale. Da lì il termine di terapia intelligente, cioè non è più una terapia che colpisce qualsiasi tipo, qualsiasi tessuto in proliferazione, ma colpisce in modo mirato la cellula linfomatosa, ma non solo, la cellula linfomatosa di quel particolare tipo di linfoma col quale dobbiamo a che fare e col quale dobbiamo impostare un trattamento. Quindi direi che i progressi sono stati notevoli. Possiamo dire così, a grandi linee, che nel linfoma di Hodgkin ormai la guarigione si ottiene nell'80-85% dei casi. Nelle forme aggressive la guarigione si ottiene circa nel 60% dei casi. Le cosiddette forme indolenti, pur avendo un andamento clinico cosiddetto indolente, non hanno ancora un programma di cura definitivamente che porta alla guarigione definitiva. Però la malattia può essere curata per moltissimi anni,
senza interferire sulla qualità di vita del paziente. E questo sicuramente avverrà sempre con maggiore successo nei prossimi anni, proprio utilizzando i nuovi farmaci biologici, cosiddetti intelligenti, che stanno emergendo con una notevole vivacità negli ultimi anni. Che cosa ha significato nello scenario terapeutico dei linfomi l'avvento degli anticorpi monoclonali? Quali forme ne hanno beneficiato maggiormente? Gli anticorpi monoclonali sono stati un'arma terapeutica che ha affiancato le armi terapeutiche tradizionali che avevamo a disposizione, la radioterapia, che è molto efficace perché distrugge le cellule dei linfomi che si trovano localizzate in qualche ghiandola, la chemioterapia che distrugge soprattutto le cellule che si replicano velocemente, quindi non di tutti i tipi di linfomi, e che è stata portata al suo massimo livello con la terapia alte dosi e il trapianto di cellule staminali. Per molti linfomi però queste armi non sono risultate sufficienti, e quindi gli anticorpi monoclonali, che hanno un meccanismo d'azione completamente diverso, che non si basa sull'eccesso di proliferazione della cellula, ma sul fatto che vi sono delle molecole, delle proteine sulla superficie delle cellule che ne costituiscono una specie di carta d'identità, l'anticorpo monoclonale è in grado di colpire direttamente queste proteine, e quindi quando queste proteine sono espresse particolarmente dalle cellule tumorali, chiaramente l'anticorpo monoclonale riesce ad essere più efficace rispetto a quello che può essere la chemioterapia, perché non ha bisogno che la cellula proliferi per agire. E la fortuna è stata che fra gli anticorpi monoclonali un anticorpo particolarmente efficace è l'anticorpo anti-CD20. CD20 è proprio questa molecola proteica che si trova sulla superficie dei linfociti di tipo B, da cui originano l'80% dei linfomi. I linfociti B sono il 20% dei linfociti, ma sono particolarmente in gioco nel creare queste patologie neoplastiche, e vengono colpiti e distrutti da questo anticorpo monoclonale, che ha rappresentato certamente un avanzamento terapeutico in termini di guarigione dei pazienti molto significativo. Oggi vengono studiate nuove molecole e nuove modalità di somministrazione per il trattamento del linfoma. Ci può dare un quadro delle principali novità e quali sono i benefici che queste novità possono apportare ai pazienti? Beh, certamente uno dei problemi degli anticorpi monoclonali è il fatto che, essendo delle proteine infuse endovene, possono creare delle reazioni allergiche, e quindi devono essere infusi lentamente. Il paziente passa in pratica mezza giornata, se non la giornata intera, in day hospital, deve essere monitorato. La possibilità di somministrare la stessa proteina sottocutea è ormai in fase di avanzata valutazione, non solo per gli anticorpi monoclonali, per altri farmaci biologici che abbiamo per nostre malattie, e consente certamente di evitare al paziente queste lunghe permanenze all'interno delle nostre strutture, mantenendo però la stessa efficacia, e quindi certamente sarà un avanzamento per il futuro. Altri avanzamenti possono essere quelli che abbiamo già a disposizione, per esempio la possibilità di legare all'anticorpo monoclonale una tossina, e quindi di far sì che questo anticorpo monoclonale si leghi al suo bersaglio specifico, ma aumenti la sua efficacia facendo sì che questa tossina praticamente distrugga questa cellula in modo superiore a quanto farebbe il solo anticorpo monoclonale.
La rete ematologica lombarda è stata costituita nel febbraio del 2008 con una delibera della Giunta regionale lombarda. Lo scopo era quello di creare una rete tra le strutture che sono dedicate alla cura delle malattie del sangue, malattie che sono ben note, sono leucemie, linfomi, mielomi, anemie, ma anche le patologie emorragiche e trombotiche. Lo scopo di fare una rete di queste strutture è quella di poter garantire a tutti i cittadini lombardi una posizione di pari opportunità di accedere alle terapie, anche le terapie innovative, le più innovative. E poi c'è il discorso di applicare a questi percorsi terapeutici l'appropriatezza dell'intervento, l'appropriatezza del percorso diagnostico-terapeutico. Le strutture che afferiscono oggi alla rete sono 107 e sono state mappate dal 2008 fino ai nostri giorni. Comprendono 12 divisioni specialistiche di ematologia, che sono le strutture complesse di ematologia, e tutte le altre strutture ospedaliere del territorio che hanno un settore e del personale dedicato al paziente ematologico, quindi possono essere delle strutture, unità operative di oncologia, di medicina interna, dei servizi trasfusionali, di aziende pubbliche o private accreditate.